Siamo a questo secondo incontro dopo le nuove elezioni che sono avvenute in quel di Riva del Garda, perché ad Arco sono avvenute un anno prima, però secondo incontro con la nuova amministrazione di Riva del Garda e con la nuova amministrazione quindi di Arco, per cercare di fare sinergia, cercare di dialogare in questa comunità e trovare delle soluzioni unitarie. Le idee sono diverse, chi è per il comune unico, chi è contro. Noi credo che in questo momento uno dei buoni servizi che possiamo fare è quello di cercare di ragionare tutti insieme e trovare dei servizi che fanno sinergia. Alcune iniziative nel passato hanno già dato dei buoni risultati, sono iniziate in maniera magari un po' che non ci si credeva molto, però i risultati ci sono. Faccio degli esempi di Gestel, una su tutte, faccio l'esempio di quello che è AGS, Alto Garda Servizi, insomma delle iniziative unitarie. Io credo che questo ci dobbiamo dare ancora più forza, quindi le due municipalità, Riva Arco, che sono le principali, devono provare a fare delle gestioni associate. Se saranno insomma fiori, rose, fioriranno per così dire, però io credo piccoli risultati da portare avanti per poter arrivare poi un indomani, sì, quello è il mio sogno, di un comune unico che possa essere terzo polo urbano del Trentino, che possa dire la sua sia a livello trentino, a livello italiano, a livello europeo, a livello mondiale. Questo è il mio piccolo sogno che ho, è piccolo dico, perché in realtà il grande sogno è vederlo realizzato, è piccolo quando c'è un'idea e diventa grande il sogno quando si realizza. Poi oggi parleremo di un argomento importante che è la centrale unica di appalti, che lo impone la legge chiaramente, quindi c'è l'obbligatorietà di associarsi, ci si poteva associare con un comune di dimensioni minori, credo che invece il ragionamento, quello che ho fatto all'inizio, di associarsi i due macro comuni. Questo potrà portare una contaminazione di anche modi diversi di approcciare le procedure, di impostare i bandi, ma anche delle razionalizzazioni. Se servono 5, faccio l'esempio più banale di tutti, le penne, se ne servono 500 ad Arco e 500 a Riva del Garda, facciamo un appalto unico da 1000 penne. Questo porta anche a risparmiare energie umane, perché con un unico appalto si fa un ordine. Probabilmente c'è anche un qualcosa dal punto di vista economico che si può risparmiare, perché se ne ordino 1000 probabilmente risparmio rispetto a ordinarne 500 da una parte e 500 dall'altra. Poi in realtà, se invece l'opera che c'è da fare è una strada, si fa una strada, ma magari degli asfalti si può fare un bando unico sugli asfalti e poi vengono suddivisi tra Arco Riva, chi asfalta su Arco, chi asfalta su Riva del Garda. Questo credo che è lo scopo di questa centrale unica degli appalti, aperta a tutti gli altri comuni. E quindi insomma i primi passi concreti di lavorare insieme, con tutte le difficoltà che ci sono, di tempi, di incomprensioni che si possono creare, questo è normale, ma lo sforzo è incontrarsi, vedersi e dialogare.